È stata annunciata una nuova patch per FC24. Andiamo a vedere insieme quali saranno le principali novità. Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come detto nell'introduzione, è stata rilasciata una nuova patch per FC24 e oggi andiamo a parlare insieme di quelle che sono le principali migliorie, i principali cambiamenti, perché sappiamo che il gioco al momento presenta delle criticità che abbiamo visto anche quando siamo in live tutti i giorni. Andiamo a vedere se effettivamente hanno cercato di mettere una pezza, di porre rimedio a questi errori. Partiamo dai problemi di Ultimate Team. Nel title update numero 5 ci viene detto che innanzitutto sono stati risolti dei problemi di stabilità quando si entrava nel negozio passando da quella che era la tab delle evoluzioni. Che significa? Significa che quest'anno sappiamo bene che possiamo surfare un po' tra i menu, no? Abbiamo delle shortcut per poterci muovere in maniera più rapida. Quando passavamo dalla tab delle evoluzioni alla tab del negozio, spesso si potevano verificare dei problemi che magari facevano crashare l'app o rimanevano degli elementi a schermo. Quindi in teoria adesso hanno detto che la problematica dovrebbe essere stata risolta. Il secondo punto ci dice che in alcuni specifici scenari alcuni giocatori che noi stavamo andando ad evolvere potevano perdere in maniera non intenzionale alcuni playstyles. I giocatori che sono stati oggetto di questa problematica adesso dovrebbero avere il loro playstyle giusto. Quindi esempio, magari vi stavate evolvendo il Rovella di turno, all'improvviso passando da uno stadio ad un altro vi spariva un playstyle, quindi era una problematica abbastanza importante ovviamente e dovrebbe essere stata fissata. Poi ci viene anche detto che è stato toccato un problema di stabilità che poteva verificarsi quando si cercava di startare una partita con un determinato giocatore evoluzione all'interno della squadra. Cosa significa questo? Che magari vi andavate a evolvere un giocatore improbabile e questo un po' come il caso della calciatrice danese norvegese, la Egerberg, non faceva partire le partite. Ora in teoria non dovrebbero esserci più problemi con nessuna carta evoluzione. Quindi vuoi o non vuoi, sono tre problemi relativi alle evoluzioni che forse quindi non sono proprio super stabili. Ma passiamo al gameplay. Gameplay che abbiamo visto, no? Ci sono problemi per quanto riguarda il pressing automatico in mezzo al campo. Ci sono problemi relativi a quello che è magari anche la CPU proprio di questi giocatori che vanno ad aggredire. I rimpalli che sono una cosa vergognosa. Andiamo a vedere se magari hanno risolto questi piccoli dettagli. Il primo punto ci dice che è stata ridotta in maniera leggera la velocità dei passaggi fatti raso terra ma con un angolo molto ampio. Per cui che cosa vuol dire? Se magari sto girato tutto storto e voglio girare la palla al compagno che sta alle mie spalle, il passaggio verrà più lento, non meno preciso, il che non ha grande senso secondo me, perché voglio capire, sì, ok, la veridicità del gioco che è più simulativo in questo modo, però è comunque un arcade, i passaggi già fanno abbastanza cagare, poi a questo punto riducimi la precisione, non la velocità, che senso ha? Ma vabbè. Il secondo punto ci dice che è stata ridotta la precisione dei cross fatti da giocatori che presentano il playstyle del Whipped Pass e del Whipped Pass ovviamente Plus. Anche qua vi devo dire la verità, ne avevamo bisogno di questo nerf ai cross con i Whipped Pass? Secondo me no, visto che non era una meccanica chissà quanto abusata e chissà che giocatori hanno il Whipped Pass normale o Plus, quindi mi sarei magari concentrato su altro. L'ultimo punto, e già perché siamo arrivati già all'ultimo punto del gameplay, ci dice che è stata migliorata la logica dei portieri e la loro reazione per quanto riguarda i tiri fatti sul primo palo. I portieri già paravano tanto, praticamente il primo palo era una delle poche meccaniche per poter segnare con un po' di tranquillità, me li vai a potenziare. Io piuttosto sui portieri avrei cambiato il fatto che svengono facilmente con una sola, con una finta di tiro cancellato, anche se io non faccio uscire il portiere, questo avrebbe avuto senso. Onestamente questi tre cambiamenti, tranne tolto il primo che posso capire, gli ultimi due faccio fatica. Sono stati poi cambiati anche ulteriori elementi che andiamo a vedere subito. In alcuni casi il giocatore controllato dall'utente poteva muoversi oltre quello che è la direzione del pallone, anche se questo non era stato richiesto. È stato anche cambiato che in alcuni casi il portatore di palla in maniera non intenzionale vinceva il contrasto in seguito a un'animazione di rimbalzo
dopo un contrasto, quindi inciampava e recuperava la palla. Il contextual swerve pass, quindi il nuovo passaggio, quello effettato, contestuale, poteva essere performato anche da giocatori che non avevano l'incisive pass, il plus, la trivela plus. Quindi adesso dovrebbero farlo solo i giocatori che presentano questo playstyle, sia dorato che argento. In alcuni casi un cross che era stato richiesto poteva risultare nel fatto che il portatore di palla in realtà andava ancora una volta facendo un passo oltre la palla e facendo il cross con il piede più vicino a quella che è la linea di fondo, quindi magari col piede debole e non col suo piede preferito. I portieri non utilizzavano la giusta forza quando andavano a respingere la palla in alcune circostanze. I passaggi di prima potevano in realtà in maniera non intenzionale verificarsi quando si andava ad attivare il player lock. In seguito a un'espulsione del portiere, la schermata della squadra poteva risultare non responsiva, questo ovviamente più per le squad battles dove il portiere può essere espulso. In alcune situazioni le animazioni da parte di calci piazzati non venivano mostrate correttamente e i giocatori che rientrano all'interno della partita da fuori dal campo potevano alcune volte passare attraverso i giocatori che erano presenti in campo. Quindi diciamo che c'è tutta questa parte secondaria che riguarda principalmente quelle che sono delle problematiche relative alla stabilità del gioco, e poi c'è questa leggerissima parte che riguarda le reali modifiche al gameplay. Però vi ripeto, se io avessi potuto scegliere mi sarei andato a focalizzare un po' più su altro piuttosto che su queste cose. Poi se volete andarvi a leggere, ci stanno tutti i cambiamenti fatti alla modalità carriera, alla modalità pro club a volta e tutta una serie di cose che vanno a riguardare aspetti generici, audio e video. Quindi nulla raga, essenzialmente l'aggiornamento è questo, secondo me non cambierà tantissimo, poi ovviamente lo proveremo, però ci sono rimasto un po' male perché mi aspettavo qualcosa sul pressing, ma soprattutto sui rimpalli. Ragazzacci, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e anche voi se volevate magari qualcosina di diverso. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone dal vostro Liberoschi. A presto, ciao!